La giornata di oggi è una giornata importante perché parliamo di agriturismo, che è una delle attività caratteristiche della nostra regione. È diffuso in tutto il territorio regionale e in molte aree, soprattutto in quelle interne, è un motore di sviluppo fondamentale, imprescindibile per fare in modo che vengano mantenute le attività agricole, la multifunzionalità, la biodiversità, i percorsi enogastronomici, insomma un'attività che è un volano fondamentale per l'economia toscana. Ci troviamo qui all'agriturismo alle Camelie per questa giornata dedicata agli agriturismi, la nostra assemblea che si terrà regionale e in questo bellissimo agriturismo parleremo e affronteremo i temi nostri che ci riguardano principalmente, dalla principalità al problema del CIN, codice identificativo nazionale, al problema del riempimento delle piscine che in parte diciamo, è stato risolto. E vedremo insomma tutti insieme di lavorare e collaborare per far che il turismo verde diventi una realtà importante in Toscana. Allora, gli agriturismi in Toscana sono molto diffusi, fanno parte del turismo nelle zone rurali. Comunque sono aziende anche molto complesse. La gestione dell'agriturismo è sempre una gestione complessa perché riguarda numerosi elementi, dalla somministrazione pasti all'uso delle piscine, al mantenimento della principalità dell'attività agricola, eccetera, eccetera. E quindi sono aziende su cui comunque bisogna mantenere sempre una grossa attenzione, che è quello che noi cerchiamo di fare con la consulenza che la CIA dà alle aziende agrituristiche proprio su queste tematiche. Controlli agrituristici. Da quest'anno la Regione Toscana metterà in atto la riforma dei controlli agrituristici apportata nel 2020 e inizierà a partire dai prossimi, nel corso dei prossimi 3 anni, a controllare tutte le strutture agrituristiche della nostra regione per quanto riguarda la sussistenza del requisito della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica. In parallelo verranno eseguiti anche annualmente i controlli a campione su non più del 10% delle strutture per quanto riguarda somministrazione e idoneità delle strutture. Qualità Toscana è un portale di CIA Toscana che CIA Toscana ha messo a disposizione dei propri soci per far sì che si crei una rete dove le aziende agricole, soprattutto gli agriturismi, possono interagire fra loro e scambiarsi prodotti, dove è possibile appunto proporre prodotti e proporre servizi e dove è possibile entrare in contatto con le altre aziende per gli scambi commerciali. Sì, siamo a questa iniziativa degli agriturismi in provincia di Lucca, speriamo che quest'anno la stagione riparta come si deve. Parlavo con il nostro produttore venendo qua e ci diceva appunto che le prenotazioni stanno arrivando. Per fortuna la Toscana, anche nei momenti di crisi come può essere anche questo, dà sempre delle risposte positive e comunque il flusso anche di persone nelle nostre strutture c'è sempre, quindi diventano delle opportunità principali per le aziende agricole che tante volte con delle annate difficili legate anche alle problematiche climatiche soprattutto, diversamente riuscirebbero difficilmente a stare in piedi.